premio Nino Di Giacinto per il contributo alla crescita di Teramo è un piccolo grande evento che vuol rendere merito a chi in ambito culturale, sportivo, sociale ed economico ha concorso alla crescita della città. Una manifestazione che è giunta alla sua 8ª edizione e che è diventata un appuntamento particolarmente atteso dai teramani. Ad organizzare il premio è Marcello Schillaci, fratello di cuore di Nino Di Giacinto. Intanto, chi era Nino Di Giacinto? Nino Di Giacinto, oltre ad essere quello che si sa mio fratello, è stato un personaggio che ha lasciato un grosso segno a questa città. Lo ha fatto con l'arte, lo ha fatto con il suo spirito, diciamo, di umanità, e lo ha fatto partecipando, diciamo, alla vita sociale della città. Un premio che vuole dimostrare come una piccola provincia come Teramo possa essere fucina di personaggi e talenti eccellenti. Lei ha dato tanto a Teramo. Teramo che cosa le ha dato? Soprattutto il volontariato per aiutare i poveri e per vivere un po' una dimensione diversa tra noi e la gente che non poteva. Qui c'è un legame differente. Un legame emotivo, cioè il premio a Nino Di Giacinto mi emoziona molto più di tanti premi internazionali che ho ricevuto. Solo i valori umani, familiari, per il resto dal punto di vista professionale zero. Lei ha dato tantissimo a Teramo. Teramo che cosa ha dato a lei? Tantissimo. Ma proprio tanto, tanto anche Teramo ha dato a me, lo stesso amore che ho io per la mia città. Penso che si senta e penso che questo premio suggelli questo grande, grande amore che non finisce mai. Mi sono realizzato professionalmente e quindi è anche giusto che ognuno di noi faccia la sua parte nel cercare di ridare alla propria città, anche per portare avanti le tradizioni, la storia, la cultura. E quello che si fa è sempre poco in confronto a quello che riceviamo. La montagna di Teramo nel suo cuore? Inevitabilmente sì, insomma, come si fa a non amarla, anche se purtroppo le situazioni adesso sono belle che dure. La montagna un po' troppo abbandonata, troppo dimenticata e con un ente parco che purtroppo legifera come fa attualmente, non voglio andare oltre perché stanno approvando il piano del parco e mi auguro che facciano delle cose belle, serie. Teramo che cosa ha dato a lei? L'orgoglio di essere teramano, perché io sono uno di quelli orgogliosi e ogni volta che mi capita di andare all'estero la prima cosa che dico dal palco è che sono di Teramo. Quindi... E lo sanno dov'è Teramo? Alcuni, a molti lo devo spiegare, però insomma... Orgoglioso di essere. Orgoglioso assolutamente sì, e sono molto felice di questo premio. Mi sento fortemente teramano, anche se chiaramente purtroppo tutte le persone che sono qui questa sera si sono affermate fuori. Questa è una tragica verità che non si può nascondere, però grazie a Scucimara, Paolo Di Sabatino, Marco Renzi a Bari, Filippo Flocco un po' in giro per il mondo, io a Roma, a Milano. Questo è, insomma, è una cosa brutta perché nessuno è profeta in patria, non lo invento io, però nel mio cuore c'è Teramo, io non lascerò mai Teramo.